Ciao ragazzi, ben ritornati in Andronic e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Siamo nella campagna di Yu-Gi-Oh! GX. Abbiamo già affrontato diversi duelli, siamo nel pieno della storia dei sette Cavalieri delle Ombre e oggi un nuovo duellante ci aspetta. Abbiamo sconfitto il fratello di Alexis Rhodes e anche Kamula. Il primo duello di oggi che ci attende è distrazione da duellante. Con due cancelli degli spiriti già aperti, il Cavaliere delle Ombre Tanya sconfisse Bastion guadagnando la sua chiave. Tanya si chiamava la cacciatrice? Dopo aver perso il suo duello contro Tanya, Bastion se ne innamorò. Ah, ok. È vero. Ma non era il contrario, che era lei che si innamorava di Bastion? Forse mi sbaglio. Ti ho già mollato, non ti ricordi? Già, vabbè. Che poi lei ha le Amazzoni, oddio le Amazzoni, c'avevo un deck basato intorno alla guerriera Amazzone e era funzionale come un dito in un occhio. Lui vuole una rivincita, non può averne una, ma tu sembri abbastanza coraggioso. Se perdi questo duello perderai la tua chiave degli spiriti e lo stato civile da celibe, quindi si sposerà col... Ah, diventerai mio marito per l'eternità. Chas non ne è molto convinto, quindi spero che tu sappia quello che stai facendo, Jaden. Se perdi, cioè, se io perdo, devo... No, no, Jaden. Cuore delle carte, diamoci una mano, dammi una mano, aiutiamoci a vincere. Primo, vai, inizio io, dai. Se non altro, mi finisce al prossimo turno. Ecco. Ma che cosa? E vorrà dire che mi sposerò. Terraformare, eh? Aggiungi una carta magia dalla tua mano o terreno. Ok, dal tacco alla tua mano. Perfetto, attiviamola subito con Gratta e Scielo. Yessa! Ok, a questo punto io direi di evocare Sparkman, eroe elementale. Perché evoco Sparkman? Perché sicuramente lei ora me lo distruggerà con qualche sua Amazoness maledetta. E quindi evoco dopo Wildheart che non subisce danno dalle carte trappola. Grazie, eh. Grazie mille. Bene. Però 1500 il suo attacco. Però non ha carte trappola, quindi prendiamoci un mostro di livello 4 o inferiore, che dovrebbe essere Sparkman, a rigor di logica, perché almeno lo distruggiamo sicuramente. Quella tigre dannosissima alla salute. Aggiungiamo anche un mostro eroe dal nostro deck alla mano, dato l'effetto di Stratos, e attacchiamo assolutissimamente. Vai, bello. Ora, avevo grattacielo, sì, ma voglio tenermi ancora Wildheart per un po'. Per un po'. Dato che non ha carte trappola. Ora ce l'ha. Ed è un buon momento per usare Wildheart. Però abbiamo ancora rinforzi dell'esercito e voglio attivarla. Mi farebbe molto gola Sparkman, ma... Prendo Evion. Ok, mettiamo Clayman coperto qui. Perfetto. Andiamo a Stratos. Vediamo un po'. La tigre, perfetto. E... Bene. Oh, è iniziata un po' così, però... Sta volgendo ancora a mio favore. Perché vuole attaccarmi? Vabbè. Non prende danno da combattimento. Va bene. Di Wildheart ne ho due. Quindi, male che va, non viene distrutta nel caso abbia una carta strana. Non ce l'ha, meglio così. Me la sto gestendo piuttosto bene, non credevo. Lei sta giocando in difesa perché evidentemente non può fare nulla. Ah, ok, mi servirebbe ora una fusione, ma non importa. Stratos, a te l'onore di casa. Aia, questa però è un problemino. Ovviamente se può guardarmi la mano. Ah, perché sì, vuole dare danno da combattimento a me, certo. Pazza, è pazza sgravata. Evochiamo Sparkman allora. Prendo solo 100 danni almeno. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo vinto. Buono, molto molto chill l'ho fatta. Ero molto tranquillo. Fammi sapere se vuoi una rivincita.
Mi sono unito ai Cavalieri delle Ombre per trovare un duellante degno di essere mio marito. Ma ho scoperto che io non sono degno di stare con qualcuno come te. Addio, Bastion. Cosa? Bastion, sarebbe come scegliertele, ma che perché? Una ragione per vincere. Alexis era a fianco di suo fratello all'infermeria. Una voce misteriosa improvvisamente riempì la sua testa informandola che avrebbe potuto salvare suo fratello una condizione. Lei avrebbe dovuto batterlo in un duello. Era la voce di Titan, perso nel Regno delle Ombre, era tornato come un Cavalieri delle Ombre. Va bene, duelliamo allora, quanto ci bello. Oh, con il deck di Alexis, tra l'altro, ora duelleremo. Alright. Il deck di Alexis è un po' un problema, non so come gestirlo. Però. Lei ha Cyber Ritual e pattinatrice lama con cui fare la fusione, vero? Non mi è di molto aiuto. Una Cyber Tutu al cimitero e via. Ok, pattinatrice lama era di livello 4, sì. Per forza, eh sì, infatti. Bene. Prendo anche con un altro rinforzo dell'esercito un altro mostro molto importante, Cyber Ginnasta, che potrebbe tornarmi utile. Pattinatrice lama. Mettiamo un po' una Cyber Ritual perché potrebbe essere più vantaggiosa di qualsiasi altro mostro. Anche perché ne ho due, quindi eccola qua, finiamola. Perfetto. E un po' che c'ha lui. Lui c'ha gli arcidemoni, infatti. Già. Non attacca però, strano. Ah. Era così l'effetto? Allora, potrei provare a distruggerla con Cyber Ginnasta. Però se esce 2 o 5, l'effetto viene annullato. Quindi devo per forza lanciare un dado. Andiamo a recuperare fusione al cimitero. Vero, mi fa lanciare il dado? Ok, perfetto. Meno male. E Battle Phase, allora. Psych! Che bello. Proprio. Una carta stupenda. Oh, almeno gli ho tolto un po' di life points. Al massimo turno dopo recupero. Devo usare l'effetto di Cyber Ritual, di diminuirgli l'attacco di 500 punti. Riprendiamoci un po' Cyber Ginnasta, sì? Sì. Allora, la rievoco. Devo distruggergli questo mostro assolutamente che è pericoloso. Sperando che vada bene, sperando che vada bene, raga, perché se non va bene. Ti prego, non un 2, non un 5. Ma dopo ce l'ha. Mica mo. Perché vabbè. Che fa? Vai, che bello. Saggio delle fusioni! Oh cielo! Non ci credo. Perché non può distruggermela in battaglia. E se evoca un altro mostro, il suo attacco raddoppia. Wow! Ragazzi, con questa se non vinco, cioè da denuncia. Ah, non è evocato, eh? Non è evocato, ti fa così il culetto, eh? Si stringe? Oh, questa è perfetta, raga. Quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco contro un mostro scoperto in posizione di attacco che controllo, fai diventare l'attacco dell'avversario un attacco diretto e infliggi al tuo avversario danno pari all'attacco del bersaglio dell'attacco che controlli, quindi 2100 danni. No, me lo tengo. Ma sono solo 400 punti. Voglio vedere se pesco qualcosa. Cyber prima, accidenti. Potrei continuare a giocarmela così perché tanto lui non evoca. Lui non evoca, raga! Lui non sta evocando, quindi continuerà a consumarsi life points. Lui continuerà a consumarsi life point 500 ogni turno. E quando arriverà in range di attacco di Cyber Lama, io attiverò questa carta coperta.
È una strategia perfetta. Eccolo. A questo punto, raga, dovremmo esserci. Sì. Vai. Ok? È andata benissimo così. No, non di nuovo! Atticus! Lexi, ma Lexi, Lessi a dirlo allora, no? Va bene, andiamo avanti, va. Come sei finito il Regno delle Ombre? Titan ha detto che l'hai fatto per il potere. Credimi, non ho mai scelto di andare lì. Un giorno alcuni di noi decisero di incontrarsi al dormitorio abbandonato e poi è successo. Ci doveva essere un esame dal duellante nel seminterrato, e invece abbiamo trovato centinaia di quei piccoli demoni oscuri. Fui portato nel Regno delle Ombre. Per mesi mi fecero il lavaggio del cervello fino a quando diventai questa cosa chiamata Night Shroud. Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello? Non lo so, tuttavia la persona che mi chiamò per fare duello fu Professor Banner. Il nostro Professor Banner, a quanto pare. Concludiamo questo episodio con l'ultimo gioco di Amnel. Amnel, l'ultimo cavaliere delle ombre, apparve e prese le chiavi degli spiriti di Chaz, Alexis e Professor Banner. Amnel era ora diretto contro Jaden, Yuki e l'ultima chiave. Mentre cercavano Amnel, Jaden e i suoi amici si diressero al dormitorio abbandonato e scoprirono una grotta misteriosa con una grande bara in un angolo. Aprirono il coperchio e trovarono i resti mummificati del professor Banner. Improvvisamente Amnel emerse dall'ombra e si tolse la maschera, rivelando che anche lui era il professor Banner in incognito. Sei tu, allora chi è la mummia? Io sono Amnel, il vostro più grande nemico. Per riavere i tuoi amici dovrete battermi, e se non potete sconfiggermi andrete a finire con loro. Ma dai, professore, si svegli! È meglio che ti dimentichi del professor Banner, egli non esiste più. Per capire devi solo fare una cosa, duellare e sconfiggermi. A quel punto tutti gli inganni saranno svelati. E va bene allora. Che bello, che bello. Ritorno di fiamma. Bellissima quella carta. Allora, proprio la carta più bella. Oh, scudo prosciugante, ottimo. Mettiamo Avion coperto in difesa, va. Tanto per ricominciare, perché non è che ho pescato proprio granché con Anfora della Verità, eh. Nuovo insetto. Ok. Ah, aggiungi un'ora dal tuo deck alla mano. Perfetto, allora lo attivo subito. Ok. Aggiungiamo ovviamente Burstinatrix, perché non posso aggiungere altro. Stiamo scherzando? Attiviamo polimerizzazione! Ragazzi, due evocazioni in un turno è sempre una goduria. Oh yeah! Uomo alato della fiamma, eroe elementale. E adesso, amico mio? Attacciati le cinture, bello. Oh yes! Nice. Nice! Vediamo cosa ho intenzione di fare. Oh mio Dio, lo spirito della roccia. Quanto tempo che non vedevo sta carta! Ma giusto per avere un mostro per difendersi? Portale riflesso. Oh mio Dio, questa cos'era? Vabbè, è un po' una fregatura a dire il vero, eh. Comunque sì, attacchiamo. Ah, questa. Oh, attenzione. Ah, solo durante la Battle Phase. Allora attacchiamo questa coperta con Stratos. Pessimo errore proprio, caro. E via. Ragazzi, ma mi sta andando di lusso. What? Wow! Capace mo' evoca. Aia! Ma perché mi spavento per delle carte inutili? Ah, comunque sia, penso di avervi. No. 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 Non lo dire, Andre Link. Non lo dire. Non lo dire, Andre Link. Ok, ho vinto, sì. Lo dico e come se lo dico. Guardalo, guardalo quanto è bello Wild Art. Mamma mia, ragazzi. Ramo vorrei dire una cosa, no? Dal nulla riprendiamo il discorso. Va bene. La mummia è lui, il suo corpo è stato devastato da una maledizione e ha usato l'alchimia per creare un nuovo corpo. E ho messo la mia anima al suo interno. Ma è solo questione di tempo prima che questo corpo diventi un mucchio di polvere al vento. Jaden, ascoltami attentamente. Tutto quello che ho fatto è stata una prova, per prepararti per il vero male che hai in arrivo. Ecco perché sono diventato un cavaliere dell'ombra. Ma per fermare colui che sta veramente cercando di conquistare il mondo. La minaccia è così grave che ho dovuto ingannarti. Spero che potrai perdonarmi e muore. E adesso? Secondo Banner, credo che dovremmo fare attenzione a una terribile male intenzionata a conquistare il mondo. Spero solo che siamo pronti.
Ah, Helios. Quindi la vera minaccia. Oh yeah. Ma qui abbiamo dei duelli strani, Crawler contro un Chumley, vabbè. Bene, nel prossimo episodio c'è un piccolo arco narrativo, a quanto pare. Faremo questi tre duelli. Bene, allora, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, ovviamente, in descrizione che c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!